League of Baron è una serie a puntate. Puoi iniziare dalla 11 dove tutto prende senso o partire dalla prima. La verità è che non saremmo mai dovuti esistere! Non. Finiamola in fretta. Non avvicinarti! Bastardo traditore! Nonostante tu non possegga più il Barone Kick, sei comunque forte. Ti ho sottovalutato, ma ti assicuro che non sono un traditore. Guarda che mi hai colpito e questo fa di te un traditore! La nostra vita, quello che stiamo facendo, è tutto falso, Lee. Ma se provassi a spiegartelo non capiresti comunque. Se questa follia ha un senso, io voglio saperlo. Va bene, Lee. Lascia che ti spieghi pure tutto quello che so. Magari ti lascerei ammazzare senza problemi. Credi che adesso ti stia tradendo, ma in realtà l'ho fatto già molto prima di conoscerti. Quando eri ancora capellone, e soprattutto quando ci vedevi ancora, ricordi vagamente di aver visto delle immagini, dopodiché hai perduto la vista. Perfetto, in qualche modo riuscì a rubartela e la offrì alla Maron in cambio di un potere, la vedenza. Maledetto bastardo! Lasciami parlare. Ti sei mai chiesto come hai incontrato e conosciuto Quinn? E per quale motivo lei dovesse partire per il Freljord a cercare potere? Non ne aveva davvero bisogno. La Maron è una specie di divinità che gioca con noi, ma non sarebbe mai dovuta esistere. Che cosa c'entra la Maron in questo mondo? Non è per niente simile a noi, non è un champion. O meglio, lei non è un champion, ma Leona lo è. E devi sapere che la Marone è entrata nel corpo di Leona e si è infiltrata nei champion benedetti per spiarvi dall'interno. La Marone non è malvagia, si è semplicemente liberata di Quinn perché non aveva più bisogno di lei. Il support per il team ormai lo avevate già trovato. Quinn trasformata in Lissandra poi, sono due persone totalmente diverse. La Marone ha cambiato tutti i nostri destini, ci ha resi più stupidi. Più buffi, più grezzi. Io credo lì che viviamo in un mondo parallelo. Questo non è il nostro vero mondo. Questa vita è falsa. Vi ho portati sulle isole dell'ombra per finirvi. E dopodiché morire con voi. Io non sono un non morto e non sono destinato ad esserlo. Questa vita è ingiusta. Per questo lì, lasciati uccidere. Lascia che gli altri muoiano. Twisted, quello che stai dicendo non ha assolutamente senso. E se Leone è davvero la Maron, devo dirlo subito agli altri. Fermo dove sei, idiota. Non provare a scappare. Dammi del tempo, non seguirmi. Non provarci nemmeno. Cosa siete, cani? Potete fare silenzio, vorrei nascondermi. Che imbecille. Sei tu quello cieco, guarda che io ci vedo benissimo. No, ok, scusate, scusate. Non costringermi ad ucciderti, Twisted. In fondo resti comunque mio amico. Beh, se non lo fai tu sarò io ad ucciderti, perciò sbrigati. Ormai hai perso la testa. Mi dispiace, Twisted! Povero stupido! Mi dispiace, vecchio amico. Ma andava fatto. Ora devo aiutare gli altri. Scusali, dove vorresti andare? È impossibile! Ti ho ucciso con le mie stesse mani! Sulle isole dell'ombra, noi fantasmi non possiamo morire. Ciò che è vivo morirà, ciò che è morto resterà. Credo di aver capito adesso cosa intendesse dire. Come faremo se loro non possono morire? Ma noi sì. In questo momento io sono a Roma, non sono al computer. La puntata l'ho caricata con la magia della programmazione. Non fermatemi se è durata poco. Cioè, l'ho dovuta fare presto. Dovevo partire.